In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». Devo dire scherzosamente che a volte Gesù mi assomiglia a Papa Francesco quando usa questi esempi così semplici e così illuminanti, che dopo averli sentiti uno dice: «Ma perché non ci avevo mai pensato?» Oggi Gesù ci parla dei cristiani come sale e luce. Sale e luce dicono una cosa semplice e immediata: non serviamo a nulla se non serviamo gli altri. Pensiamo al sale. Facciamo questo semplice esperimento. Proviamo prima a metterli in bocca qualche granello, immangiabile. Ed ora mettiamolo su una calda patatina fritta e mangiamo l'uno e l'altro. Sublime. Semplice, no? Il sale da solo nessuno lo mangerà. Invece quando va a condire il cibo, allora si gusta ciò che si mangia. Per la luce, poi, il segno acquista ulteriori contenuti. Dalla fisica sappiamo che la luce si interfaccia con la materia e per una serie di interazioni sappiamo che vengono fuori i colori. Rispetto al sale, dobbiamo dire che la luce in questo caso è essenziale. Oltre che dare gusto, dà anche vita. Pensiamo ad un mondo senza luce: non solo si spegnerebbero i colori, ma morirebbe. Per questo noi cristiani siamo luce. Se non illuminiamo il mondo, questo presto morirà. Allora diamoci da fare per dare gusto e colore a ciò che ci sta intorno.